Ragazzi, buona domenica, sto per andare al lavoro, ma vi voglio dare questa notizia, questa grande notizia, bomba di mercato, De Ligt, capitano dell'Ajax e della nazionale olandese, è un passo dalla Juventus. Sì ragazzi, De Ligt, il forte e roccioso difensore dell'Ajax, quello che recupera tutti i palloni, quello che ha visione di gioco, quello che è alto, quello che è fortissimo nei colpi di testa, da un cecchino e segna, sarebbe il colpo ideale per la Juve. Per sistemare finalmente una volta per tutte la difesa, visto che Chiellini è forte, ma ogni anno ci abbandona questo cazzo di polpaccio. Ragazzi, sembrerebbe fatta, è quasi fatta, perché il Barcellona si è ritirato in quanto il giocatore ha detto che ha rifiutato gli spagnoli perché ha paura di fare la panchina e quindi non vuole andare in Spagna, De Ligt. Restano in gara solo Paris Saint-Germain e Juventus. Ma la Juventus è in vantaggio, ragazzi, è in vantaggio perché primo il giocatore vorrebbe giocare con Ronaldo. Secondo, il fatto più importante, la Juventus e il procuratore di De Ligt è Mino Raiola. Voi sapete, in passato Raiola è stato il procuratore di Pavel Nedved, di Paul Pogba, vaffanculo alla fretta, gli mortacci vostri. E quindi Raiola è amico della Juve e quindi avvantaggerebbe la Juventus nella trattativa. Quindi, ragazzi, se dovesse succedere, sembrerebbe fatta colpaccio in difesa, ragazzi, De Ligt, perché sì, è giusto, dobbiamo investire soldi in difesa. E poi Rabiot e Ramsey, che sono due ottimi centrocampisti, che andrebbero a rimpiazzare Khedira, e in aggiunta c'è, quindi ci sarebbe Rabiot. Ci vorrebbe poi un mastino che recupererebbe pallone, saremmo perfetti. Ma comunque, ragazzi, notizia della domenica. Io, assieme ai miei amici youtuber, lanciamo questa bomba, De Ligt a un passo dalla Juve. Unico neo, ma questo poi lo vedremo, è che praticamente De Ligt, forse Raiola, che è un volpone, sembra che ci vuole mangiare, vorrebbe mettere una clausola rescissoria di 150 milioni. Questo significherebbe una specie di morata bis, che se dovesse venire il giocatore da noi, dopo 2 o 3 anni, arriva a Real Madrid, tacchete, e ce la ingula, e ci ruba il giocatore. Ma non me ne frega niente, non me ne frega niente, assicuriamoci questo giocatore. A noi interessa la Champions, poi se fra 3 anni De Ligt se lo rubano, non mi interessa. Dobbiamo vincere la Champions perché per 2 anni questo giocatore resterà con noi. Quindi, aggiornamenti in corso, vi terrò aggiornati. Naturalmente noi ci fidiamo delle notizie che vediamo sul web, su tutti i siti della Juventus, su tutte le pagine ufficiali, eccetera. Quindi più di uno sta dicendo la stessa cosa. De Ligt vicino a Juventus, ragazzi, buona domenica a tutti e sempre Forza Juve.